Buon lunedì amici di Chef in Cucina, bentornati nel cuore della Costa dei Trabocchi insieme al nostro chef Marco Caldora del ristorante Caldora Punta Vallevò. Ben rivisti anche oggi, signor. Ah, c'è anche oggi, è un po' che non ci vediamo. È un po' che non ci vediamo, però noi siamo veramente prontissimi per raccogliere i tuoi segreti, le tue ricette. Tra l'altro siamo a maggio, tempo poco clemente. Poco clemente, però dai, sta arrivando, arriverà. Insomma, vi promettiamo che le prossime volte torneremo a fare le nostre puntate fuori. All'esterno, va bene, perché no? In linea con la stagione. Sì, sì, sì. L'estate è imminente, dai, avremo una bella... Una bella stagione. Una bella estate. Infatti, secondo me, è meglio che magari tentenna un po' all'inizio, però poi quando parte, e parte come si deve, vero chef? È vero. Bene, oggi facciamo, anche se diciamo è primavera inoltrata, facciamo una zuppetta di fagioli bianchi, che è sempre un legume un po' più fresco, un po' più di gusto, più delicato. Una zuppetta di fagioli bianchi e frutti di mare, cosa è buono? C'è proprio semplice. Oggi un piatto quattro stagioni, sì, dai, sì, anche sì, perché i sì. Fagioli secchi li abbiamo tutti a casa, quindi infatti, diventa anche un po'... Infatti. Tra l'altro devo dire che nelle giornate, anche estive, ma particolarmente uggiose, così viene proprio voglia. È come se fosse inverno, sì, di mangiare un piatto, quindi non dispiace, perché no? Non dispiace mai. Infatti. Sì. Allora, e qui abbiamo iniziamo. Bisogno, niente, abbiamo messo, abbiamo anticipato un po' la cottura dei fagioli, abbiamo messo prima a molle e poi li abbiamo messi a bollire per un'oretta con una patata. Una patata. Che ci servirà per creare questa vellutata, questa cremina molto... Ah, quindi andiamo a frullare. Sì. Faccio io? Perché no? Sono la frullatrice ormai ufficiale. Hai imparato, lo sai fare, quindi lo so fare. Tra l'altro mi sono anche un po', diciamo, abituata, e quindi a casa adesso mi è venuto un po' questo pallino di fare queste cremine, che però sì, devo dire che... No, ma ci sta, perché sta. No? Ci sta, anche una sera che uno non sa che fa, fa una cremina, una bruschetta fatta... Qualsiasi un po' cosa di pane avanza, bruschettato, tutto, va sempre bene. Va sempre bene, sì. E poi niente, uno spicchio d'aglio, un po' di cozze, un po' di vongole, è facilissimo e semplicissimo e da fare. E vai, apriamo da le danze, chef. Quindi abbiamo messo a soffriggere uno spicchio d'aglio rosso, ci mettiamo... Voglio sentire il rumore. Lo fa? Vai. Ah, sentite. Ecco. Questo sfrigolio meraviglioso. Mettiamo un po' di cozze. I rumori della cucina. La musica. I suoni che amo di più. La mia musica preferita. Mettiamo due vongolette. Facciamo così. Bagniamo con un goccio di vino bianco. E lasciamo fare proprio per alcuni minuti, perché il frutto di mare non mi stancherò mai di dirlo. Non bisogna farlo cuocere troppo. Già mai, altrimenti lui si arrabbia. Vero? È vero, altrimenti si... Ricordi quando ti ho mandato quella foto sì. di quella cozza che tu mi hai detto, ma quando l'hai riesumata? Quando tempo l'hai fatta cuocere. Ecco, però gli ho imparato. Qualche minutino che ti preparo intanto, vedi, qua già è... Ormai è cotto, fagioli e patate. La patata crea quella sua, la patata e fagioli, la sua cremina. Cioè, secondo me è un abbinamento riuscitissimo e anche molto gustoso, perché comunque la consistenza del fagiolo è perfetta per poter essere utilizzata in crema. Poi con la patata che conferisce ancora quella cremosità, devo dire che è qualcosa di veramente gustoso. Infatti è una vellutata proprio. Io adoro le vellutate, chef. Ma noi anche al ristorante ne facciamo veramente tante. Lo facciamo con le fave, lo facciamo con la zucca, con la zucca gialla, lo facciamo. Sai, con... a me piacciono tantissimo, piace tanto la vellutata di piselli freschi. Sì. Anche se devo dire che quando i piselli sono particolarmente freschi è un po' un peccato frullarli, perché io adoro mangiarli così crudi. A mo' di frutta. Esatto, la trovo un po'. Non so. Sono talmente buoni così, però devo dire che, insomma, provate a farla, perché veramente con i pisellini freschi novelli buoni è eccellente. Frullo, chef. Allora, qua ci siamo, qua possiamo spegnere, questo lo spostiamo, che non serve più. Immagino che io mi poggio qua e tu, Jennifer. E io procedo. Sì. Però devo aggiungere olio o qualcos'altro? No, dobbiamo semplicemente fare questo lavoro qua. Ah, aggiungiamo. Abbiamo scolato i fagioli perché ci andiamo a mettere il liquido dei frutti. Ah, che meraviglia!
meglio, in modo tale che tutto il sapore dei nostri frutti di mare tutto va qua ad insaporire, sì, i nostri fagioli. Infatti, in questo momento stai facendo un matrimonio, cioè stai legando tutti questi prodotti indissolubilmente. Un fiore d'olio crudo. Ci vuole la marcia nuziale adesso. Ed eccoci qua. Ah, che bella consistenza. Sì. Sai che sono diventata bravissima a fare la maionese, chef? Ti penso sempre ogni volta che la faccio. Cioè, tante volte sembra che possono essere delle cose difficili, possono essere delle cose... Poi la maionese è una sciocchezza. Una sciocchezza, l'importante è i giusti accorgimenti. Una volta che abbiamo i giusti accorgimenti... Esatto. Anzi, voglio dire, fatela a casa, che veramente è una sciocchezza ed è 100 volte più buona, A voglia. Più genuina. A voglia. Di quelle... roba di 5 minuti. Poi a temperatura ambiente, olio e via. Che dici, chef? Ci siamo? Perfetto, bravo, va bene. Ti è abbastanza liscio? Sì. Ha preso abbastanza aria? Ha preso aria appunto giusta, perfetto. Ed eccoci qua. Aspetta che lo stacco così, sì. Evitiamo. E qua ci siamo. A questo punto non mi dire sarà... che già ci siamo. Sì, sarà. Già ci siamo. Sarà, come devo dire. Ma perciò ci tenevo, perché è talmente facile, talmente semplice che con una stupidaggine si riesce a fare un piatto. Ma tante volte abbiamo dei fagioli, perlomeno io quando cucino i fagioli, poi sono appassionata di tondini del tavolo, non smetterò mai di decantare la bontà di questo prodotto. Tante volte ne cucino per di più e poi li metto in un vasetto di vetro al congelatore. Credo che in tanti facciano questa cosa, quindi quando avete magari dei fagioli già pronti, aggiungete un po' una patata, frullate due frutti di mare e praticamente il piatto è pronto. Semplice, veloce, ma veramente, veramente ricco di gusto. Ripeto sempre le stesse cose, ricco di gusto lo dico sempre, ma è proprio così. Ma è così, è la verità. Mettiamo i frutti. Guardate che bella, bellissima. Poi abbiamo tutto il gusto dei frutti di mare direttamente nella cremina. Sì. Un'eleganza, chef. Il frutto di mare morbido, il frutto di mare delicato, perché non è cotto, cioè è appena la valva che si è aperta, quindi qua abbiamo i nostri crostini che ci dà un po' di croccante. Sì. Piatto. Perfetto. Facile. Non può mancare un po' di prezzemolo. Una spruzzatina di prezzemolo che ci dà colore. Però macinato fresco, non macinato il prezzemolo a quintali e poi lo dobbiamo usare per una settimana. E vai con l'oro d'Abruzzo, immagino, no? Eh? Un po' un filo d'olio a crudo. E voilà. Il piatto è pronto. Abbiamo un antipastino, abbiamo un entrée, abbiamo un... Dal punto di vista nutrizionale non è di mia competenza dirlo, però insomma è veramente un piatto perfetto, completo, equilibrato, bilanciato, anche leggero. Una nostalgia invernale, una fusion, quattro stagioni. È vero. Grazie, chef. Perfetto. Grazie a voi e seguiteci sempre. A domani. Gli asparagi depurano il nostro fegato, sono fortemente diuretici e aiutano anche a dare giusto apporto di ferro all'organismo. Se riusciamo a farli al vapore o mangiare le parti crude, il contenuto di acido folico è il più alto in assoluto. Acido folico si distrugge dopo troppa cottura. Mangiati freschi mantengono alto livello dell'acido folico e di vitamina C.